Eccoci, 9 giugno 2020, sono le 6:30 del mattino per chi ci sta ascoltando in diretta, letteralmente Radio Yoga Network, la radio dell'associazione Sole e Luna, ex Akhetaton, www.letteralmente.info. Nostro indirizzo di posta elettronica radioyoganetwork@gmail.com e come consuetudine di passeggiando con Rami sono o su un autobus o in mezzo al parco mentre sto passeggiando, ho la mascherina quindi sentite la mia voce un po' ovattata. Questa trasmissione che va in onda ormai da anni e che va in onda mentre io cammino appunto per strada, vado al lavoro, vado a fare la spesa, faccio le mie cose a volte in diretta, vado al bar, mangio un cornetto come dicevo ieri e voi sentite semplicemente i suoni intorno a me, quelli del bar, o passeggio in un parco e vi faccio sentire i grilli, gli uccellini, le cicale o il rumore delle strade, senza parlare vi faccio sentire i rumori dell'autobus quando salgo sull'autobus la mattina che devo fare il biglietto, appoggio il cellulare, tanto voi sentite i rumori come in questo momento intorno a me, oppure semplicemente parlo di cose, parlo della mia vita, enuncio le mie opinioni che probabilmente sono poco importanti, però le opinioni probabilmente sono tutte importanti, no? Ecco, poi come sempre potete venire su t.me/finestralibera per commentare quello che avete sentito, per suggerire nuovi argomenti per le prossime trasmissioni. Adesso potete venire anche su Facebook nel nostro gruppo, vediamo qual è l'indirizzo che non me lo ricordo, vediamo un po', allora, gruppi letteralmente Radio Network, vediamo qual è l'indirizzo, allora, condividi, copia link, adesso lo incollo qui da qualche parte, vediamo un po'. Ok, semplicissimo, quindi è facebook.com/groups/letteralmente. Ok, aspettate che già che ci siamo lo voglio pubblicare qui per ricordarlo alle persone che sono, lo voglio mettere anche qui. Eccolo qua. Benissimo. Che ore sono? È presto, quindi posso anche scendere. Posso anche scendere lì dalla camera di commercio. Poi vado a piedi. Così parliamo un po' da lì in poi. Nel frattempo, cosa posso dirvi? Stamattina ho pubblicato, non mi ricordo se è in quel gruppo letteralmente radio, comunque posso provvedere subito. Ho pubblicato in un altro gruppo, ma posso provvedere subito, eccolo qua, un articolo dedicato a 25 biscotti e merendine 100% vegetali che potete trovare al supermercato. Adesso questo lo pubblico subito. Aspettate, nel gruppo. Facebook, eccolo qua. Ecco, tutto in diretta. L'ho pubblicato in questo istante.
facebook.com/groups/letteralmente, ok? Lo trovate lì. Ecco, devo dire che questo articolo tratto da vegolosi.it in realtà mi ha dato l'impressione di essere un po' un articolo sponsorizzato, perché comunque vengono pubblicizzate, mi pare, ho dato un'occhiata veloce, solo le grandi marche, e mentre invece si trovano diversi biscotti vegetali anche nei discount. Quindi io, se avessi fatto lo stesso articolo, se avessi dovuto scriverlo, avrei puntato molto su tutti questi prodotti che potete trovare nei discount. Forse, non lo so, probabilmente non c'è neanche più l'abitudine di chiamarli discount, i posti un po' chic come Aldi ad esempio, che io frequento molto ultimamente, forse non vengono più considerati discount, non lo so. Comunque io non li chiamo discount in senso dispregiativo, cioè io adoro Aldi. Adesso ho scoperto che ne sta aprendo un altro qui a Bologna sotto casa mia, pensate un po', sto impazzendo dalla felicità. Io ormai la spesa settimanale la faccio sempre da Aldi. Aspettate che scendo, poi mi disinfetto le mani e poi parliamo dell'argomento di oggi. Rimanete lì, Allora, adesso devo trovare un posto sul quale appoggiare il telefono e disinfettarmi le mani prima di cominciare a parlarvi dell'argomento di oggi. Ecco, ho trovato posacenere di un cestino, non so, qui a Bologna, no? Lì da voi non saprei, qui a Bologna ci sono questi posaceneri appoggiati sopra i cestini. Sono perfetti, ecco qua. Oh. Mi disinfetto le mani. Ecco. Posso anche magari togliermi la mascherina, così mi sentite meglio. Ok, tanto sono completamente da solo, come potete ben sentire. Ci sono quasi solo uccellini. Io e Michela non siamo vegani, ma in realtà, allora, parlavamo di questi biscotti, cioè io tante volte ve ne parlo, se voi guardate i video dei prodotti finiti, o anche gli svuota la spesa, ma soprattutto i video dei prodotti finiti, parlo di queste cose sul nostro canale YouTube, Finestra Libera, tante volte vi ho detto, ecco, questo è un biscotto che trovate in un discount, che ne so, EQ, Eurospin, Aldi, Lidl. Non c'è scritto che è vegano, ma è vegano, guardate gli ingredienti, bla bla bla. Quindi, diciamo, questo articolo che ho condiviso stamattina, hanno scoperto l'acqua calda, oltretutto, ripeto, pubblicizzando solo prodotti da supermercato chic, tipo Coop, Conad, eccetera, eccetera. Io invece punto sempre nei miei video su YouTube, io e Massimo, puntiamo sempre a proporvi prodotti che costano poco, ma sono buoni. E quindi guardatevi i nostri video dei prodotti finiti. Probabilmente c'è proprio anche una vera e propria playlist prodotti finiti sul canale, non so, andate a vedere. Comunque, canale YouTube Finestra Libera. E quindi questo non vale solo per Michela. Io e Massimo l'abbiamo sempre detto, noi siamo vegetariani tendenti al vegano. Ma che cosa vuol dire essere vegetariani? L'altro giorno, mamma mia,
sentite questo uccellino? Che bellezza. Avviciniamoci a questi alberi. Ascoltiamolo bene. Ma guarda queste margherite che stanno sbucando dal cemento. Dei buchi nel cemento dai quali una margherita si fa strada, attraverso i quali una margherita si fa strada e viene fuori questa piantina meravigliosa. Pazzesco, la natura incredibile. Ah, che meraviglia. Sono nel quartiere fieristico, sono proprio all'ingresso della fiera e non c'è nessuno, quest'ora è meraviglioso, è bellissimo. Sentite intorno a me che meraviglia. Che pace, ci sono degli alberi meravigliosi dove sono adesso in questo momento. Allora, l'altro giorno Nadia, buongiorno Nadia, che conduce qui su letteralmente Radio Network i suoi spazi dedicati al canto, alla lettura di poemi, alle sue riflessioni mistiche, esoteriche o di vita quotidiana. Mi ha detto, lei si sta avvicinando al vegetarianesimo, finalmente, cara Nadia, tiratina d'orecchie. Insomma, mi ha detto anche lei, questa cosa che ogni tanto quelli che si avvicinano al vegetarianesimo, mia madre anche un giorno, ah ma... voi vegetariani, che poi anche mia madre, voi vegetariani, mia madre non mangia carne per lo più, comunque non la mangia. Diciamo che mia madre ha un po' la mentalità vecchia, quindi secondo lei ad esempio se inviti ospiti a casa... devi avere delle fette di salame, naturalmente, perché non puoi obbligare gli ospiti a mangiare vegetariano, ma perché no? C'è quello che non capisco. Cioè, io quando cucino, e credo anche Michela Giaquinto, cucino bene, le persone si leccano i baffi, non gli manca il salame. Cioè, è un modo di... però vabbè, mia madre, ripeto... insomma, è anziana, quindi non voglio litigare, quindi non ne parliamo di queste cose, così non litighiamo. Ecco. Oppure se va a casa di qualcuno che gli offre carne, probabilmente la mangia, appunto una fetta di salame o... che ne so. Però, di per sé, insomma, lei per lo più non mangia carne, è abbastanza vegetariana mia madre. Comunque, per come ragiono io... a casa mia non si mangia carne, anche tu che sei ospite, se vuoi venire a casa mia la carne non c'è e non la porti, se no non entri. Cioè, a casa mia si fa quello che dico io, anche perché ti assicuro che non la sentirai la mancanza della carne, quindi non è un'imposizione. Poi non succede, se tu sei uno che mangia carne, se per una sera vieni a casa mia e non la mangi, non è che muori se per una sera non mangi carne, eh? Non succede mica niente, ti fa solo bene. Vabbè, allora anche mia madre un giorno, voi vegetariani, perché tu cosa sei praticamente di fatto? Se non... E anche l'altro giorno, appunto, ripeto, Nadia, la mia amica carissima, Nadia Mirasoli. Vegetariani, voi vegetariani mangiate troppi prodotti confezionati, vi mangiate tutte queste cotolette vegetali, tutti questi hamburger vegetali, non vanno bene, non vi fanno bene. Ah, perché faceva poi bene la carne che mangiavate voi, o che forse mangiate ancora, non so, qualcuno di voi la mangia, qualcuno no, di quelli che mi stanno ascoltando. Cioè, che ragionamenti sono? Ma poi diventare vegetariano è smettere di mangiare, ecco perché non mi piacciono le definizioni. Io e Michele non siamo vegani, non siamo vegetariani, no. Io di me e Massimo dico sempre siamo vegetariani tendenti al vegano, però non voglio definirmi nemmeno vegetariano, noi non mangiamo carne, punto.
E non è che se smettete di mangiare carne, poi dovete sostituirla per forza con qualcosa. Cioè, perché la carne non vi dà niente. Cioè, chi ha un'alimentazione equilibrata, sana e naturale, e mangia tutti i giorni frutta e verdura, le giuste porzioni di frutta e verdura, le giuste porzioni di legumi, cereali, cioè in natura esiste già, senza uccidere, esiste già tutto, senza bisogno di mangiare la carne morta, come giustamente dice Giorgio Cerquetti, la carne morta. Evita di fare del male a te stesso e agli altri esseri viventi. Evita di fare del male a te stesso e agli altri esseri viventi. Evita di fare del male a te stesso e agli altri esseri viventi. Io aggiungerei: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Poi qui qualcuno tirerà fuori la solita polemica: Renzo fa religione durante le sue trasmissioni, l'ho già detto mille volte, c'è una differenza abissale tra spiritualità e religione, sono due cose completamente diverse. Andate su letteralmente.info e nella categoria Vision e Mission, mi pare, se ricordo bene, c'è la spiegazione di cosa intendiamo noi, associazione Sole Luna ex Hackettaton e quindi letteralmente Radio Yoga Network, cosa intendiamo noi per spiritualità, che non è religione. Quindi se voi avete un'alimentazione, poi qui parla il guru dalle scarpe rotte, come sempre, no? Come dico sempre di me stesso, come mi avete definito voi ascoltatori. Perché io non sono magro, mi piace mangiare. Però la carne non la mangio. Il mio corpo è pieno di buonissimi grassi vegetali. Il mio sangue è tutto bello, le mie vene, tutto bello pulito e ripulito continuamente da una marea di peperoncino che io consumo in polvere, che adoro. Capsor, adoravo il peperoncino Capsor. Avevo intervistato tanti anni fa, non credo che sia più vivo, il capitano. Non mi ricordo come si chiamava, l'aveva invitato in radio anche mia madre una marea di anni fa, quando io e mia madre facevamo radio insieme. Il capitano, non me lo ricordo, quello del peperoncino Capsor. Maurizio DJ sicuramente del nostro studio zero di monitoraggio se lo ricorderà e magari me lo può suggerire, che potremmo parlarne in una prossima trasmissione. Quanto peperoncino in polvere che consumo. Un bel filo d'olio extravergine su delle belle verdure, una bella paella vegetale con del riso integrale, ho fatto questo weekend una meraviglia, con sopra tutte queste erbe fresche, prezzemolo, menta, salvia, tutte fresche appena raccolte dall'orto. Mamma mia che bontà, uscito dal forno questa cosa, un bel filo d'olio extravergine sopra, e purtroppo me ne sono mangiato una teglia intera perché mi piace mangiare. Però al di là di ciò, grassi, magri, però certo cerchiamo di mangiare di meno. Comunque io per primo, appunto, guru dalle scarpe rotte, ma diventare vegetariani vuol dire, perché noi non siamo vegani e io sono contro, vabbè, sono contro, che parola brutta, contro i vegani, no, non sono contro i vegani, però contro il loro assolutismo. Cioè, se tu vai da qualcuno che si sta avvicinando al vegetarianesimo e ti dice: io vorrei smettere di mangiare carne, però
per adesso non me la sento di non mangiare il pesce, posso almeno... Ma sì, io lo incoraggio. Poi in futuro sarà quella persona, ma anche se all'inizio ti vuoi mangiare il pollo e eliminare la carne rossa. Cioè io le persone le incoraggio, si va per gradi. Il vegano è capace che se è lì di fianco a te, no, se devi mangiare anche il pesce, tanto vale che mangi anche la carne. Assassino, tu che bevi il latte sei un assassino. Cioè, ma non si ottiene niente così con le persone. Cari vegani, cari amici vegani, non si ottiene nulla così. Tempo, luogo e circostanza per tutto e per tutti. Allora, io sono per il non mangiar carne. E poi, tra l'altro, senza sostituirla. Poi è ovvio che anch'io, soprattutto io, che sono il guru dalle scarpe rotte, io questi prodotti confezionati, quindi cotoletta della Valsoia oppure hamburger vegetali, nugget vegetali, cioè ci sono delle cose buonissime tra i prodotti vegetali già pronti nei supermercati, ormai in qualsiasi discount ha una mini scelta, ben più di mini, con tutti questi prodotti buonissimi. Sì, probabilmente come tutti i prodotti industriali, sempre troppo pieni di sale o di zucchero. Usate poco sale, poco zucchero, però se ogni tanto vi mangiate una cotoletta vegetale non succede niente. Certo, non deve essere la quotidianità. Cioè, smettere di mangiare carne non vuol dire ingozzarsi tutti i giorni di quei prodotti lì. Perché, ripeto, chi ha un'alimentazione vegetale equilibrata non ha bisogno di altro, non ha bisogno di prodotti sostitutivi. Ecco, l'unica cosa che vi consiglio di consumare, non dico spesso perché adesso si dice anche che anche la soia non faccia poi così bene da mangiare spesso, quindi il tofu, che è formaggio vegetale fatto con latte di soia, rispetto a questi prodotti di cui abbiamo parlato, hamburger vegetali pronti, cotolette vegetali pronte, nugget vegetali pronti, il tofu è sanissimo. Poi adesso non so dirvi se il tofu non va mangiato tutti i giorni perché la soia, no? Perché poi qui stare dietro ogni volta alle nuove scoperte scientifiche c'è anche un po' da impazzire, sinceramente. Comunque, se uno ha un'alimentazione vegetale equilibrata, non ha bisogno di altro: frutta, verdura, cereali, legumi. In natura esiste tutto. Ma un bel avocado, alla fine, gira e rigira, no? Un bel avocado non è, quando lo mettete lì sul piatto, un bel panetto di tofu già pronto, già messo a nostra disposizione dalla natura, o un bel uovo sodo. Cioè, un avocado non è già, tu lo raccogli, lo prendi dall'albero, no? Anzi, quando è maturo cade, non lo so, io avrei voluto vivere in campagna e imparare queste cose, però io ho sempre visto tutto pronto nei supermercati, ho sempre vissuto nelle grandi città e come la bistecca che trovate lì bella, bella rossa, che poi non è così perché il colore della decomposizione non è quello, quindi non illudetevi che se non aggiungessero quello che aggiungono avrebbe davvero quel colore. Comunque, bella succulenta, già te la immagini sfrigolare sulla piastra, ma la vedi già bella lì pronta nel supermercato, non pensi alla sofferenza. Vabbè, poi qualcuno dirà: è la sofferenza della pianta. Vabbè, oh. E che palle con sta storia di anche le piante soffrono, qualcosa dovremmo pur mangiare. Quindi non mangiate carne morta, stop. Non dovete essere vegani, cioè, se uno vuole diventare vegano, libero di diventare, io non ho niente contro i vegani, però per quanto mi riguarda, si diceva, io e Michela non siamo
vegani, forse non siamo nemmeno vegetariani, noi non mangiamo carne morta. Una mia amica diceva, Patrizia Weyer, io non mangio niente, che poi lei lo ha preso da un cantante famoso, non mangio niente che abbia gli occhi. Quindi fate un po' voi, insomma. Bene, terminiamo. Spero di essere stato chiaro. E se avete qualcosa, radio yoga network @gmail.com, venite su t.me/finestralibera, venite su facebook.com/groups/letteralmente, venite su www.letteralmente.info. Letteralmente Radio Yoga Network, www.letteralmente.info. Nostro indirizzo di posta elettronica, Radio Yoga Network @gmail.com. Buon ascolto.